Buona serata a tutti, ricominciamo la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda, la seconda parte, che va in onda dalle ore 19 alle ore 20. In questa trasmissione, la parte principale della trasmissione è data dalla lettura del Sentiero d'Oro, che sono le immagini della religione romana come io le ho viste e come io le ho percepite. Questa sera del Sentiero d'Oro vi parlerò dei Flora, Anna Perenna, Bellona, Bonadea, Caca. Ricordiamo che abbiamo annullato Caco, perché Caco era un simbolo della forza negativa che va a scontrarsi con Ercole, e Camene. Queste sei immagini sono quelle che vado a parlarvi stasera. Dopodiché, se avanzerà ancora tempo, se resisterà il tempo, se i ragazzi non arriveranno puntuali, riprenderemo un vecchio discorso che avevamo fatto ancora, mi sembra un anno fa, un anno e mezzo fa circa, a proposito dei peccati capitali. Riprenderemo quel discorso per riprendere un attimino il discorso che abbiamo lasciato oggi pomeriggio. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, Via delle Vignole 4. Ho appena cambiato casa, per cui i numeri sono quelli. Prima di cominciare la lettura del Sentiero d'Oro, vi annuncio che domani sera qui in Sala Radio alle ore 20:30, allora domani sera in Sala Radio alle ore 20:30, terremo una conferenza Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria. Ripeto: Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria. È una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria, e sarà una conferenza dibattito, in cui, dopo un'esposizione sulla trascendenza e l'immanenza, io e Francesco affronteremo il dibattito con chiunque verrà, per cui chiunque può chiaramente esporre il proprio concetto di trascendenza e confrontarsi. È chiaro che le nostre conferenze di dibattito sono sempre delle sfide, sono sempre dei combattimenti, per cui le nostre conferenze di dibattito si viene per confrontare le cose, non è che si venga per altre cose, cioè le idee per noi sono oggetti, sono cose importanti. E allora ritorno a ripetere: Trascendenza e immanenza del paganesimo politeista e in stregoneria, conferenza di dibattito espositiva dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria. Venerdì 26 giugno, cioè domani, alle ore 20:30 in Sala Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, che è una laterale sinistra della Strada del Santo, che da Castelfranco porta a Padova, subito dopo la pizzeria Antico Guerriero. Faremo una breve relazione e poi seguirà il dibattito. Scusate un attimo, ma devo andare a sistemare quella porta. Allora, ripeto ancora, conferenza Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria, una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria a Cadoneghe in Sala Radio Gamma 5 domani 26 giugno alle ore 20:30. Naturalmente l'entrata è libera, se qualcuno poi vorrà fare un'offerta a radio sono affari suoi, cioè, va bene così, e comunque non c'è assolutamente niente. Praticamente è la continuazione della conferenza che avevamo fatto l'altra volta, dove abbiamo esposto i concetti generali del paganesimo e della stregoneria. Chiaramente, se potremo, faremo un ciclo sistematico di conferenze ogni 2 o 3 mesi, vedremo poi come fare, in cui andremo avanti a esporre i concetti del paganesimo e della stregoneria. È un'occasione per incontrare, un'occasione per guardarci in faccia, un'occasione per dibattere, perché ricordate sempre che il paganesimo e la stregoneria bisognano sempre della presenza fisica delle persone. Cioè, sono le persone che determinano il sentire religioso, non una presenza virtuale. La presenza virtuale non ha senso, insomma. Bene, detto questo, prendiamo un attimino la trasmissione di oggi. E la prima divinità a cui andiamo ad affrontare oggi è Flora. Cerere è la forza che spinge a crescere, Flora è la crescita dell'essere della natura, Giunone è la nascita, Flora è la crescita. Giunone è la nascita dell'essere della natura, Flora è la sua crescita, il suo sbocciare.
Marte nasce da Giunone col contributo di Flora. Il nuovo anno nasce per crescere. La finalità della nascita è la crescita. La finalità di Giunone è Flora. Crescere, crescere sempre, sviluppare la coscienza di sé lungo la via del sé, la forza che spinge a crescere, modificata e modellata in centinaia di milioni di anni di adattamenti della specie e della natura è flora, il desiderio, la volontà di espansione, volontà di sopravvivenza prima e crescita costante e sistematica, è la relazione degli esseri umani e della natura con flora. L'uso della volontà degli esseri impone a Flora l'intervento attraverso la cessione dell'energia vitale. L'abbandono da parte degli esseri della natura, dell'esercizio della loro volontà, li priva della relazione con Flora, diventando esseri senza tensione, verso l'espansione, cacciabili da chiunque intenda servirsene. Così l'essere leone o l'essere lupo, quando cacciano, scelgono la preda i cui legami con Flora sono tagliati o deboli. Così, per mettere in ginocchio gli esseri umani, il macellaio di Sodoma e Gomorra deve tagliare il legame fra gli esseri umani e Flora. A questo fine si serve del terrore. Flora è la crescita di quanto esiste in natura. Flora stessa è identificabile con l'essere natura, ma l'essere natura, come ogni altro essere, è identificabile con talmente tante forze da non permettere l'appiattimento dell'essere natura su Flora. Eppure l'una e l'altra sono uno, ma i bisogni, i desideri e l'attenzione di chi guarda li distingue. Questo anche perché si può essere natura con Flora, che spinge all'espansione, ma si può essere natura senza aver più relazione con Flora né col desiderio di vivere. L'essere natura ricicla i propri rifiuti. È splendente Flora nella primavera mediterranea e la sua forza si esprime in tutto il ciclo della natura, ciclo la cui fine avverrà quando l'essere natura, l'essere sole e l'essere terra saranno uno. Crescere. Flora ha il suo senso di esistenza negli esseri della natura, degli esseri umani in particolare. A loro deve essere sempre ricordato come esistono per crescere. Non esiste una stagione in cui si appascisce. Il fiore appascisce per permettere la crescita del frutto. L'essere umano appascisce perché nasca l'essere luminoso. Non esiste un appassire e basta, se non in chi ha cessato di crescere. Chi ha cessato di crescere è chi ha ucciso l'essere luminoso dentro di lui. Quando un giorno rinascerà il ricordo dell'esistenza di Flora e dell'importanza della sua azione all'interno della natura, sarà monito perché nessuno degli esseri umani dimentichi, anche se non intende diventare veggente, anche se non intende diventare veggente, che l'essere natura non consente a nessun essere di cessare di crescere e di espandersi. Quando un essere umano cessa di crescere, non si limita a troncare la relazione fra sé e Flora e via via tutte le relazioni con l'oggettività esistenti, ma impone, per quanto gli è possibile, di troncare il rapporto con Flora al maggior numero di altri esseri umani. È l'orrore del deserto sahariano, mentre si espande nel cuore degli esseri umani. Nelle regioni mediterranee, Flora rinnova se stessa ogni volta che donando il fiore a Giunone, questa partorisce Marte. Ricordate come Marte sia l'ultima risorsa nelle mani di chi cresce nei confronti degli ostacoli dell'esistente. Flora si adatta a crescere e ad espandersi nelle più diverse condizioni, ma quando le condizioni diventano tali da non lasciare alternative, Marte soccorre Flora affinché costei continui a dare il fiore a Giunone, rinnovando la sua esistenza. I cristiani lavorarono per spezzare quel ciclo, ma ne erano impotenti perché il mondo reale è fuori dalla percezione dei loro sensi e di quelli del loro Dio padrone. Lavorarono per accecare gli occhi degli esseri umani ed offuscarne la memoria. Il rinnovo della vita è fuori dalla loro portata e anche se avvilita ed offesa, Flora continua a seminare il desiderio della crescita, della necessità della crescita. Solo gli esseri umani malati di energia vitale stagnata non sentono più il suo richiamo, ma sono tanti i richiami a cui costoro sono diventati sordi. E questa è l'immagine di Flora. È l'immagine della crescita all'interno della natura. C'è la natura che esiste per espandersi e questo esistere per espandersi è una tensione divina, è un fare divino, è l'essere divino dentro ogni essere che cresce e che si fonde con l'essere divino che è attorno ad ogni essere che cresce. Il divino nel paganesimo
cresce dentro l'essere umano e ogni essere della natura e si fonde col divino che lo circonda, ne diventa parte, diventa tutt'uno. E flora è questa crescita, è questa tensione a crescere, sia come singolo individuo, sia come essere della natura, sia come natura nel suo insieme. Cioè flora è una tensione che attraversa tutti gli esseri della natura, qualunque essi siano. Cioè ogni essere della natura ha in sé il divino flora, sia il verme che l'ombrico, che il virus, l'essere umano, l'albero, l'elefante, ogni essere ha in sé la forza dell'espansione e della crescita. La forza dell'espansione e della crescita all'interno della natura è flora. Flora sia come riproduzione degli esseri, sia come crescita del singolo essere, sia crescita dell'insieme. E questa è la tensione di flora. Per questo noi pagani, venerando flora, fondendoci, diventando parte integrante con flora, non facciamo altro che rinnovare il patto per continuare a crescere, per evitare di essere messi in ginocchio, per evitare che la nostra conoscenza, la nostra consapevolezza, il nostro sapere, la tensione di guardare il tempo che ci viene incontro venga meno matta. Per cui adorare flora, attenzione, il termine adorare viene dal latino ad, che è verso, orare, che è parlare. Cioè il nostro parlare di flora, che è il nostro adorare flora, altro non fa che rinnovare in noi continuamente il patto dell'espansione. E dopo Flora vediamo un'altra divinità importante, è Anna Perenna. Il rinnovo degli esseri è un rinnovo perenne fino alla formazione dell'essere assolutamente necessario come obiettivo delle trasformazioni dell'universo. Dopo che gli esseri umani sono nati, la loro percezione e i loro bisogni vengono circoscritti nell'ambito del pensato della ragione. Nel pensato della ragione alcuni di loro, anziché considerarsi parte della natura, si pensano come esseri assolutamente necessari, dopo di loro il nulla. Anna Perenna ricorda gli esseri come lei sola è perenne, perché è capace di rinnovarsi ciclo dopo ciclo. Anna Perenna ricorda come il crescere e il rinnovarsi sia la chiave per diventare eterni. Anna Perenna ricorda come essere statici nel proprio stadio esistenziale sia la chiave con la quale ci si predispone ad essere terrorizzati e la premessa per l'estinzione della propria coscienza di sé. Chi vuole essere perenne deve crescere e rinnovarsi. Anna Perenna è vecchia, sempre vecchia, perché sempre vicina al rinnovamento. Quando verrà, dopo, non sarà mai come prima, sarà il dopo. Quando la contraddizione che si risolve mediante la guerra vuole unirsi col sapere, Marte delegò Anna Perenna come mediatrice. Anna Perenna non poteva diventare mediatrice di tali unioni, in quanto questa fusione sarebbe stata deleteria alla propria trasformazione e rinnovamento. Il sapere, unito alla guerra, blocca il rinnovamento perché ogni volta che una contraddizione viene risolta mediante l'uso delle armi, si ha l'annientamento di una delle due parti e un faticoso processo di riadattamento per chi è rimasto. Questo processo di riadattamento toglie energia al rinnovamento. Chi è impegnato a sopravvivere difficilmente può avanzare molta energia per rafforzarsi nel momento del proprio rinnovamento. Così Anna Perenna ingannò Marte, sostituendosi a Minerva nell'appuntamento con Marte stesso. La fusione sarebbe stata deleteria per Marte. Egli scompare alle soluzioni della contraddizione. Anna Perenna si rinnova. Marte rinasce ogni anno, il 1 marzo, quando la primavera bussa alle porte della natura nei paesi mediterranei. Anna Perenna si rinnova anno dopo anno, diventando eterna nel rinnovamento. Scoperto l'inganno, Marte non può uccidere Anna Perenna, pena la sua stessa morte. Così si limita a canzonarla, segno di impotenza degli esseri umani sconfitti dal macellaio di Sodoma e Gomorra, mentre disprezzano ogni cosa nell'esistente che potrebbe aiutarli a diventare eterni. La gioia della festa del 15 marzo è il trionfo del divenire eterni sul fallimento dell'esistenza. Il trionfo di Anna Perenna è il trionfo degli esseri mentre formano l'essere assolutamente necessario, come risultato delle proprie azioni, facendo in modo che la propria coscienza di sé diventi eterna. 2 secondi di musica prima e poi continuiamo con le affermazioni di Anna Perenna. Rieccoci qua. Nel paganesimo romano la figura di Anna Perenna ha varie sfaccettature a seconda della mitologia che si vuol considerare. Comunque quello che a noi interessa sapere è il potere del rinnovamento, cioè è la necessità di giungere abbastanza forte al momento in cui scatta il rinnovamento.
E questo è importantissimo da sapere, perché non esiste mai una situazione statica nella vita. Cioè ogni fase dell'esistenza, sia la fase fetale, la fase del fanciullo o della fanciulla, la fase dell'essere umano adulto e le stesse fasi dei corpi luminosi che poi proseguono, sono momenti di accumulazione quantitativa di potere di essere. L'accumulazione quantitativa del potere di essere deve necessariamente sfociare in rinnovamento qualitativo. Se non sfocia in rinnovamento qualitativo, abbiamo l'aborto. E questo è l'ABC del paganesimo. Pertanto, un essere umano che vive costruendo la propria vita, costruendo se stesso, non fa altro che accumulare quantitativamente potere di essere. Una volta che la quantità di potere di essere accumulato è sufficientemente forte, scatta il passaggio qualitativo. Cioè, diciamo che l'essere feto accumula energia, accumula vitalità, si forma come corpo fisico nell'arco dei 9 mesi circa in pancia della madre. Esistono qualcuno che nasce un po' prima o qualcuno che nasce un po' dopo. Quando l'accumulazione quantitativa giunge a un certo stadio, non può più continuare ad esistere in quello stato, deve rinnovarsi, cioè deve passare in uno stato di sviluppo successivo. Ebbene, questo vale per qualsiasi movimento noi abbiamo in natura, qualsiasi movimento noi abbiamo della coscienza e della consapevolezza. Esiste sempre un accumulo proprio perché esiste un processo di crescita. E questo è importantissimo nel paganesimo e in stregoneria perché sia i pagani sia gli apprendisti stregoni non si ritengono creati di immagine e somiglianza di un dio pazzo, per cui devono continuamente lavorare per costruire loro stessi. E dopo questo passiamo a un'altra immagine del paganesimo romano, che è Bellona. Bellona è una furia, Bellona comunque. Bellona è la diga dentro ogni essere umano, il cui scopo è guardare la realtà circostante con la quale vivere e convivere. Una diga atta a frenare l'azione al fine di valutare quale comportamento sia migliore rispetto alle tematiche dell'esistente. Quando la diga si rompe, la furia prorompe. Il nome della diga e il suo abbattersi furioso nell'oggettività dell'esistente è Bellona. La furia non ammette né ragione, né argini, né mediazioni. Per fermare questa furia è necessario distruggere l'essere umano, o l'essere umano distruggerà l'oggettività in cui vive che provocò quel moto dello spirito. Non è la carica del rinoceronte o la corsa dei bisonti. Bellona appartiene all'animo degli esseri umani e a quello di poche altre specie animali, l'essere tortora, alcuni esseri scimmie, alcuni esseri roditori, eccetera. Non è l'essere mentre combatte l'oggettività per modificarla, è l'odio frammisto a determinazione mentre scaccia la ragione dal suo posto, prendendo il controllo dell'essere. Un'esplosione di energia vitale di tale forza che tutto attorno annichilisce. Lo stesso oggetto della furia diventa impotente, come se Bellona ne succhiasse un solo attimo tutta la sua energia vitale. Bellona può essere tranquillamente associata a Marte. Marte è la contraddizione irrisolvibile mediante la guerra. Bellona è la furia distruttrice. Forse Bellona è il solo essere definibile come furia. Probabilmente esistono altri esseri definibili come furia, ma Bellona è all'interno dell'animo umano. Gli esseri umani possono attingervi forza nei momenti di pericolo e bisogno. Possono attingere energia vitale diventando essi stessi Bellona, permettendo a Bellona di diventare tutto se stessi. Quando Bellona prende il sopravvento di un essere umano, difficilmente poi si fa rinchiudere in un angolo sperduto della coscienza di sé. Bellona tende ad appropriarsi dell'essere umano al fine di diventare essere se stessa, diventando parte centrale dello sviluppo della coscienza di sé, dell'essere umano. Il risultato è disastroso. Bellona non costruisce, Bellona distrugge. Distrugge anche l'essere che l'ha evocata senza permettergli, forti briglie. Senza mettergli forti briglie. La disciplina dell'essere umano è la forza con la quale si può usare Bellona. La non disciplina è la garanzia per Bellona di appropriarsi dell'essere umano. La lancia gettata nel recinto era il simbolo della rottura della diga e della forza lanciata contro i nemici. Bellona è qui, dentro ognuno di noi, e sta a noi farcene un forte alleato o usarla per autodistruggerci. E questa divinità è una divinità distruttrice. È una divinità che distrugge qualunque cosa esiste. È l'essere umano con le spalle al muro, che non ha più nessun'altra possibilità, che è solo disperato, che non ha più niente da usare. Ricordate cosa vi ho detto oggi. La violenza è il rifugio degli incapaci
ed è l'ultima risorsa dei disperati. Ecco, Bellona è la disperazione, è la risorsa del disperato. Ebbene, il disperato, quando prorompe un attimo solo che brucia tutto se stesso, quello è il farsi divino, farsi Bellona, farsi furia. Bene, questo modo di essere che attraversa tutti gli esseri della natura, voi li troverete in tante situazioni, questo giocarsela a morte. Questo è essere Bellona, questa è una divinità potentissima che tende più a salvare la specie che non l'essere umano. È come se l'essere umano con le spalle al muro facesse esplodere tutto se stesso, regalando questa esplosione di tutto se stesso che lo brucia, che comunque lo annienta, agli altri esseri umani. Ecco, io vi do la mia vita affinché voi possiate continuare a costruire voi stessi. Questo modo di essere è Bellona. E adesso passiamo a un'altra divinità. Esistono una serie di divinità che vengono un po' confuse fra di loro, un po' giocate fra di loro. Per esempio Giunone, Mater Matuta e Bonadea. Sono tutte rappresentazioni femminili particolari e tutte espongono il loro lato e nello stesso tempo si fondono insieme. Comunque quello che noi trattiamo adesso è Bonadea. Il principio femminile pervade l'universo e rappresenta l'adattamento soggettivo all'esistente. Il principio maschile è molto più raro, ne rappresenta le variabili attraverso le quali l'universo si sospinge verso il cambiamento. L'adattamento presuppone duttilità, pazienza, velocità, percezione, sensibilità, inganno nel far credere sottomissione, eccetera. L'essere umano donna rappresenta la continuità del sistema sociale, il suo adattamento, la sua relazione fra sé e il circostante. L'essere umano donna rappresenta essenza stessa di un sistema sociale. L'essere umano donna sa piegarsi al vento delle avversità e costruire nuovi adattamenti là dove l'essere umano maschio sguaina la spada quando l'offesa è evidente o scappa con la coda fra le gambe quando questa è di natura diversa dalla sua comprensione. L'essere umano donna è il costruttore del sistema sociale in cui vive. Il nemico dell'essere umano donna è un particolare tipo di essere umano ed è quell'uomo che avrebbe desiderato avere una vagina al posto del pene. Costui è il ribrezzo dell'essere umano donna. Lui vorrebbe soggiogarla, riducendola a mera riproduttrice, angelo del focolare, serva di un padrone. Su questo aspetto della specie umana si è innestato il dogma cristiano e musulmano di assoggettamento dell'essere umano donna. Il tentativo di assoggettamento dell'essere umano donna è una costante nei vari comandi sociali visti nella storia. Nessuno di quei tentativi di assoggettamento è mai riuscito a toccare nel profondo l'essere umano donna, fino ad ottenere un completo assoggettamento. L'essere umano donna attinge energia vitale da Bonadea. Un centro cosciente di sé, in cui convergono tutte le linee di tensione femminili all'interno della natura e da lì dipartono in direzione ai bisogni del lato donna in ogni specie della natura stessa. Per gli esseri umani uomini questa relazione era un mistero, non capivano, anche se la secondavano in quanto era fondamento per lo sviluppo del sistema sociale in cui vivevano. I misteri celebrati erano la relazione fra il sistema sociale umano e l'universo, una relazione tenuta dall'essere umano femminile che, anche se anch'egli è assoggettato alla ragione col formarsi della barriera del GH, grazie alle mestruazioni e alla gestazione, era in grado di velocizzare i flussi di energia vitale, impedendo un formarsi troppo in fretta di blocchi di energia vitale stagnata. Le celebrazioni di questi riti non piacciono ad Ercole. Egli rappresenta l'essere umano maschio che avrebbe desiderato avere una vagina al posto del pene. Quei riti lo offendono, si sente scacciato da un qualcosa che non solo non può capire, ma essenzialmente da un consesso cui vorrebbe appartenere. Per rabbia istituisce presso il suo altare dei giochi cui le donne non possono partecipare. Il suo è solo uno scimmiottare, esattamente come i preti cristiani scimmiottano il fare degli antichi stregoni, di cui non hanno mai capito il fare, ma ne scopiazzano i gesti e la forma, sostituendo l'antico fare con l'immondizia della loro tradizione. Bonadea è un centro di energia vitale all'interno dell'essere natura, estremamente potente e dinamico, ma nonostante io riesca a percepirlo e a scorgervi le linee di tensione che vi dipartono, non sono in grado di accedere alla sua coscienza. Per me questa è muta e silenziosa, e non solo per me, ma per tutti gli esseri umani, sia che siano esseri umani uomini, sia che siano esseri umani che desiderano avere la vagina al posto del pene, sia che siano esseri umani che desiderano avere un pene al posto della vagina. Bonadea è là, e
Essa è la garanzia della specie umana di esistere proiettando la progenie nel futuro dei mutamenti. Uccidere il legame fra l'essere umano donna e buona dea è sempre stato un sogno per il comando sociale. Peccato che non possa fare a meno della progenie e dell'insieme dei fattori atti a perpetrarla. Quei fattori sono in grado di garantire i legami fra l'essere umano donna e il centro vitale buona dea, indipendentemente dai nomi, dai riti, dalle tradizioni. L'essere umano donna ricostruirà i riti, tradizioni e nomi. Non sarà certo il macellaio di Sodoma e Gomorra e i suoi lacchè ad impedirlo. Dopo Bonadea dunque appartiene esclusivamente al lato femminile della vita, appartiene esclusivamente al lato femminile del sistema sociale umano. E dopo Bonadea c'è Kaka, solo che Kaka era considerata una figura molto minore nella mitologia romana perché era affiancata a Cacco. Cacco non è altro che un bandito, diciamo, molto forte, molto, molto potente, che ruba dei bovi ad Ercole e più o meno va a imitare un po' quello che Ares fa con Apollo, cioè Ares ruba i buoi ad Apollo e poi va a cercarli. Però il mito è un po' diverso, anche se è molto simile. Però Cacco rappresenta comunque la forza maschile, come Ercole rappresenta una forza maschile molto particolare, uno un po' più giuridicamente corretto dell'altro, sono due banditi, ma sono uno più giuridicamente corretto dell'altro, e Cacca, sarebbe la sorella di Cacco, si trova in una situazione molto particolare. Lei è sorella di Cacco e sente il dovere parentale, ma d'altra parte è innamorata di Ercole. Allora vediamo un attimo cosa ci racconta un po' questa visione. La fedeltà va ai propri principi, ai propri bisogni, ai propri desideri, non al proprio padrone, al proprio padre, al proprio fratello, eccetera. Mai mettere onore e dovere davanti ai propri principi, ai propri desideri, ai propri bisogni. Guai a far del dovere e dell'onore principi da opporre ai propri desideri e ai propri bisogni. Desideri, bisogni e principi e relazione con l'oggettività devono sempre essere in armonia, mai in contrapposizione. Kaka è essenzialmente un imperativo morale, nato dal cuore degli esseri umani in contrapposizione al volere e all'imperativo di un comando sociale, il cui scopo è soggettare gli esseri umani imponendo se stesso come oggetto di onore e dovere. Kaka agisce in sé e per sé, in obbedienza ai propri desideri e ai propri bisogni. Il verme, e chiedo scusa l'essere verme per il paragone, è Kako, che per il suo fare doveva chiedere adesione, sottomissione e fedeltà. Che diritto aveva di imporla, se non come atto di forza e di prevaricazione? Cosa abbia dato Ercole a Kaka non è dato sapere. Certo era in grado di soddisfare un qualche bisogno che Kako, attraverso l'imposizione all'adesione al proprio fare, ne impediva la soddisfazione. Solo l'imbecille che si spaccia per figlio del macellaio di Sodoma e Gomorra chiede ciò che Cacco imponeva a Cacca. Giuda lo ha tradito, tuona Giovanni Evangelista, balle. Anche se la descrizione di Giovanni fosse vera, e non lo è solo costruita ad hoc, Giuda avrebbe comunque agito in sé per la propria adesione e per le proprie determinazioni, mentre l'imbecille che si spacciava per figlio del macellaio di Sodoma e Gomorra chiedeva adesione a critica alle proprie affermazioni per allontanare l'azione di terrore che minacciava di fare suo padre. Kaka dunque ribadisce con forza il diritto alla libertà, non una libertà qualsiasi, ma la libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. Vi giunge, onorata essa stessa come essere eterno, eternamente presente nel cuore degli esseri umani. Libertà di non sottostare ad onore e dovere, ma di vivere e di agire in sé. Questa è Kaka. Quest'essere vive in noi, spesso soffocato dall'imperativo morale imposto dal comando sociale e sorretto dalla disperazione di chi, tagliando i ponti con l'esistente, ha bisogno di un bastone per la propria vecchiaia. Così Kaka, messa a tacere da onore e doveri imposti ma estranei all'essere umano, si manifesta mediante atti di insoddisfazione e intolleranza, piccole rabbie circoscritte. Chi non è in grado di liberarsi dal proprio condizionamento educazionale e socialmente imposto vive i conflitti fra l'osservanza dell'imposizione e il bisogno di seguire un sentiero per lo sviluppo del proprio potere di essere. Quando Kaka muore dentro l'essere umano,
muore la speranza verso la libertà. Muore lo stimolo per lo sviluppo del proprio potere di essere. Quando muore Caca, l'essere umano si trova già da tempo in ginocchio, assoggettato agli imperativi attraverso i quali chi non ha più di venire soddisfa i propri bisogni ed egli perpetuerà questo fare. Ricordare Caca significa ricordare se stessi come un piccolo universo nell'universo. Significa ricordare come la soddisfazione dei propri bisogni avvenga in una situazione oggettiva, armoniosa, dove nessuno è costretto ad inginocchiarsi davanti a un qualche dio fellone perché non è più in grado di attingere forza dentro di sé. Ricordare Caca è rivendicare l'oggettività del quotidiano che si esiste in quanto esseri e non in quanto funzione sociale. Ricordarci di Caca serve per non dimenticare cosa sia importante, che cosa non lo sia, ed è bene che il ricordo sia sempre vivo. E Caca è importantissimo, è un elemento fondamentale nel paganesimo, al di là dei vari nomi che questo può accadere. Scusate un attimo, metto un attimo di musica, un secondo solo. Riprendiamo un attimo il discorso di Caca. È importantissimo, al di là di come si presenta. Esistono tanti nomi nelle varie religioni, proprio per definire, nei vari paganesimi, per definire questa forza, dove il bisogno, dove l'autodeterminazione, dove l'essere se stessi deve prevaricare quello che è cose diverse, cose imposte da fuori. Io su un film una volta ho sentito una frase di questo tipo: mai mettere i propri principi davanti ai propri sentimenti, che sarebbe dire mai ragionare col cazzo più o meno. Cioè, i propri principi sono importanti e proprio perché sono importanti vanno prima di qualunque cosa. Dopodiché si possono modificare i principi perché non sono cose immodificabili, ma devono essere modificati in quanto principi, non in quanto altre cose. Per cui sempre avere dei principi su cui costruire l'esistenza, e questi principi devono nascere da noi, devono nascere dai nostri bisogni, dai nostri desideri, anche se qualche volta i nostri bisogni, i nostri desideri possono magari essere depravati perché siamo stati educati in un certo modo per cui ci vergogniamo a fare questa o quella cosa. Ma questa è una cosa assurda. Dobbiamo comunque costruire dei principi sempre in funzione dei nostri bisogni, dei nostri desideri, che dopo, proprio perché costruiamo i principi in questo modo, possiamo andare a modificare la relazione. Per cui questo Caca è importantissimo. E a proposito di questo, vado a ricordarvi che il crogiolo dello stregone che stiamo facendo non è una cosa a sé stante. Abbiamo già fatto inizialmente il crogiolo stregone per venire fuori dall'assoggettamento. Abbiamo fatto il crogiolo, stiamo facendo il crogiolo stregone nei quattro canti del mondo. E vi ricordo che dalla prossima trasmissione parlerò dell'agguato, che sono una, l'agguato e il sognare sono le due cose fondamentali nel paganesimo e stregoneria. E il crogiolo del male, che come il cristianesimo distrugge il divenire degli esseri umani, no? Queste cose stiamo facendo. Dopodiché, passiamo alla terza cosa che è fondamentale, però, che è. La terza cosa che è fondamentale ed è la ricerca dell'espressione dei punti del crogiolo. Scusate un attimo ancora, va, perché stasera chiedo ancora scusa, ma è una giornata stranissima questa, portate pazienza. Niente, la quarta parte del crogiolo dello stregone non fa altro che a ricollegarsi. Con ogni elemento del crogiolo dello stregone è una divinità, è una coscienza dentro di noi e fuori di noi che ci spinge e ci spinge nel momento in cui noi decidiamo di praticarla. Però noi non l'abbiamo scoperta noi questo divino attraverso tutti i paganesimi. Per cui, per quanto ci è rimasto, noi da un lato riconosciamo gli oggetti in sé, cioè la terra, il sole, la natura, come dei divini. Ma dall'altro lato anche le tensioni sono dei divini e queste tensioni sono presenti come fare all'interno dei vari paganesimi. Naturalmente la quarta parte del crogiolo dello stregone andrà a ricostruire tutta la relazione con i vari paganesimi, con tutte le divinità astratte, fra virgolette, nei vari paganesimi e andremo a ricostruire il paganesimo moderno. Cioè, la quarta parte del crogiolo dello stregone avrà come compito la ricostruzione del paganesimo moderno e la chiederò aiuto a tutti i pagani. E proprio per parlare della ricostruzione del paganesimo moderno, accenniamo a una divinità del paganesimo romano,
che è Camene. E Camene è più o meno quello che noi stiamo facendo con il crogiolo dello stregone. Camene è l'essere che dall'oscuro sgorga alla luce, e questo è quello che stiamo facendo noi col crogiolo dello stregone. Quest'essere abbagliato dal nuovo mondo porta in sé il ricordo del mondo attraverso il quale si è aperta la strada. Il rilassamento di chi giunge alla meta è il rilassamento dell'acqua sgorgata dal sottosuolo alla superficie. Nel suo percorso, l'acqua ha lasciato tutte le sue impurità nelle viscere della terra, così come l'essere umano, mentre percorre il suo sentiero, abbandona, lungo questo, le impurità del proprio condizionamento educazionale. L'anfratto da cui l'acqua sgorga è un luogo in cui si concentrano emissioni di energia vitale provenienti dal centro del pianeta. È un luogo dove si concentrano per crescere quegli esseri di sola energia finché non acquistano sufficiente potere per abbeverarsi ad altre fonti. Anche quando un essere umano supera uno dopo l'altro i mondi della sua esistenza, ad ogni uscita dal mondo precedente concentra e disperde grandi quantità di energia vitale nel circostante, e molti esseri di energia sono pronti ad approfittarne, come molti esseri della natura sono pronti ad approfittare delle sue immondizie. Camene è la concentrazione delle coscienze di sé che attorniano, attingendovi, quella fonte. L'aspetto fisico è evidente, l'acqua è pura e pulita, e può essere usata per i riti nel tempio di Vesta e nei vari altri templi e riti. L'aspetto dell'energia vitale è meno appariscente al lato fisico, ma sollecita il corpo luminoso che cresce dentro ogni essere a rapportarvisi. La sensazione di piacere emanata da una fonte, il desiderio di immergervi le mani sentendo l'acqua scorrere, magari per ritirarle immediatamente, tanto l'acqua è fredda. L'emozione suscitata dal rigoglio della vegetazione attorno ad essa sono i corrispettivi sul corpo fisico dell'assorbimento di energia vitale da parte del corpo luminoso dell'essere. Il gorgoglio della fonte è un suono indistinto che però un essere di energia vitale può modulare, anche se l'essere terra e l'essere natura lo possono fare, in modo opportuno, e un essere umano con un corpo luminoso molto vivo può sentire. Quei gorgogli non trasmettono informazioni sensazionali, ma trasmettono piacere, tranquillità e armonia che permettono all'essere della natura in ascolto di estendere se stesso attraverso la manipolazione della sua attenzione. Il gorgoglio raccoglie l'attenzione dell'essere umano, costui crea il silenzio dentro di sé. Le preoccupazioni del quotidiano si acquietano e la percezione del suo corpo luminoso è libera di spaziare, per attimi o per ore, non importa. L'essere luminoso dentro l'individuo cresce, si rafforza relazionandosi direttamente con l'esistente. Quando si altera la percezione, Camene prende forma e il volto della visione è quello pescato nel proprio condizionamento educazionale. Quanti esseri umani sono stati messi in ginocchio da quelle visioni? In realtà non era la visione a metterli in ginocchio, ma il co loro condizionamento educazionale che forniva gli elementi per determinare la forma e la descrizione della visione stessa. Camene li abbagliava. Quanti imbecilli scambiavano Camene con la Madonna e i suoi simili. Costoro rimasero imprigionati nella loro visione e si immergevano nell'acqua della fonte solo per contaminarla, facendosi il segno della croce come atto di sottomissione. Così inquinavano la fonte, sperando che l'energia vitale stagnata che da essi si trasmetteva alla fonte potesse distruggere l'energia vitale che da questa sgorgava. Folli. Immergono nelle fonti i loro corpi malati, supplici in ginocchio, dopo aver rinunciato a seguire un sentiero per lo sviluppo della propria coscienza di sé, lungo il cammino del sé, preferendo mettersi il collare e le catene del macellaio di Sodoma e Gomorra. Per questo, all'arrivo dei cristiani, le fonti sono diventate mute, come muti sono diventati gli esseri che formano la coscienza Silvano, la coscienza Fauno, la coscienza Nettuno, eccetera. Le fonti sono sempre pronte a gorgogliare i propri canti, sperando nell'avvicinarsi di esseri umani il cui corpo luminoso sia in grado di sentirli. Le Camene sono vive e grandiose, anche se gli esseri umani sono spesso attratti da altri canti. L'essere umano non può continuare ad esistere sempre in ginocchio. Ci sono sempre esseri umani che si abbeverano alle fonti. Ci sono sempre esseri umani pronti ad accogliere il canto della vita. E questo è quanto abbiamo fatto oggi. E Camene è quello che stiamo facendo, è quello che stiamo facendo noi con
col crogiolo dello stregone. Col crogiolo dello stregone noi stiamo facendo quello che Giordano Bruno stava cercando. Cioè, col crogiolo dello stregone noi stiamo costruendo un sistema di essere, un sistema di manipolazione di se stessi per chiamare il mondo che ci circonda ad aiutarci in quello che noi intendiamo fare. Perché quello che noi intendiamo fare diventa quanto intende fare il mondo che ci circonda. Col crogiolo dello stregone andiamo a soggettivare l'oggettività diventandone parte. E è il modo con cui l'essere umano ritorna all'interno della natura, ritorna parte integrante della natura, le sue mani diventano le mani della natura, le radici della natura diventano le radici dell'essere umano. E col crogiolo dello stregone stiamo facendo questa operazione. Chiaramente ai cristiani questo non piace, loro hanno sempre parlato del loro Dio buono e con la parola Dio buono nascondevano l'orrore e il terrore. Ebbene, sono 1500 anni che seminano questo terrore. Vediamo un attimo. Pronto? Claudio? Sì, ciao. Ciao Claudio, Ciao. posso intervenire? Sì, quando vuoi. Ascolta, non hai caldo? Va un pochino, ma non molto. Aspetta che adesso non ti sento. Claudio, Dimmi. mi senti? Sì. Ecco, senti, siccome io oggi la tua trasmissione purtroppo l'ho sentita a rate perché avevo un impegno, no? Però qualcosa ho captato, per esempio ho sentito quando parlavi di Gandhi e di Martin Luther King. Allora, siccome sì, ho afferrato un po' qua e là, hai capito, ma non una cosa. Vuoi che te la rispiego? No, sì, magari, però volevo chiederti qualcosa prima. Sì, dimmi. Secondo te, secondo la tua opinione, la tua Sì? grande sapienza, Vabbè, che bisogna riconoscerla questa. Ecco, allora io vorrei sentire appunto la tua opinione. Martin Luther King, che era un prete battista, mi pare, no? Secondo te era in buona fede, o era manipolato, oppure era veramente in buona fede. un agente? No, ma era in buona fede lui. Ah, lui era in buona Sì. fede. Ah, ecco. E per quanto Ma riguarda anche la per cattiva. Gandhi, anche per la Teresa di Calcutta e anche per Padre Pio, eh. Cioè, non è, cioè, te lo spiego per radio comunque questo dopo, eh. Sì, allora me lo spieghi. Sì, ho Sì, tante sì, sì. altre cose da chiederti, però mi riservo per giovedì prossimo ci sei, no? Cioè, io ci sono tutta l'estate e da giovedì comincia l'agguato, comincia a spiegare Questo l'agguato. anche l'ho capito, sì. Prendo. Allora, un'altra cosa, però ci sono state comunque, nonostante tutto, diciamo, con questi personaggi ci sono stati qualcosa si è migliorato, No, allora hanno distrutto tutto quello che era possibile distruggere. Adesso ti spiego quello che Sì, io non. ho letto anche, leggendo su Martin Luther King, che poi era partita la contestazione dalle università americane, soprattutto in quei rappresentanti di colore, diciamo. Contestazione che poi sarebbe arrivata anche qui nel 68, nel 70. Sì. E anche questo, anche la contestazione, secondo te è Ma un prodotto guarda, importato io a americano? quei tempi, no, io a quei tempi ero molto vicino alle posizioni del Black Panther Party. Sì? Del Black Panther Party. Ah, delle Pantere Nere di Esatto. Malcolm X? No, dopo Malcolm X, tutta la Dopo. generazione seguente. E per far fuori tutte quelle tensioni hanno riempito di eroina tutti i ghetti dove c'erano, cioè hanno praticamente mandato spacciatori ad UFA, proprio la CIA ha fatto questa operazione. Questa operazione è stata possibile perché Malcolm X, cioè perché Martin Luther King faceva il pacifista. Cioè, praticamente tanta gente di Martin Luther King li ha aiutati a fare questa operazione. È chiaro che Martin Luther King non è disonesto in sé, capito? Cioè, non è che fosse una persona in malafede,
però non aveva la capacità di guardare la vita. Quando non hai la capacità di guardare la vita, i tuoi gesti vanno anche a saccheggiare il mondo senza che tu sai che stai saccheggiando il mondo. Sì. Questo non ti rende meno... scusa, vuoi che te lo dica per radio questo? Sì, forse sì, meglio. Io ti ho chiesto, ma così dimmi anche qualcosa su un... dimmi anche un qualcosina anche su Malcolm X, già che ci siamo. Sì, vabbè. Per quanto riguarda la contestazione, che alla fine poi conseguentemente si sono avute le stragi, sono cominciate con più spontanee, sì, eccetera. Questo è stato il risultato. Allora, se abbiamo raggiunto questo, che poi adesso non mi pare che in epoca di liberismo, di genocidi nel Chiapas, eccetera, si sia raggiunto. Cioè, mi pare quasi, sì, quasi che si siano preparate a tavolino queste cose, non so, visto quello che si è raggiunto, non so cosa dire, ti ascolto per radio. Sì, d'accordo, ciao, no, ciao, grazie, ciao, grazie. Ciao. Il problema è sempre questo, non, ci sono molte cose che sembrano effettivamente preparate a tavolino, però non sono cose preparate a tavolino, cioè nel sistema umano ci sono 6 miliardi di persone. Queste 6 miliardi, alcune di queste hanno mezzi, altre non hanno mezzi. Le persone che hanno mezzi armeggiano per il proprio fine. Altre persone armeggiano per il loro fine. Cioè, si arriva a costruire un equilibrio, cioè un equilibrio o un casino, attraverso varie tensioni, varie tendenze, no? Per cui non è che vengano preparate a tavolino. Altre cose invece vengono preparate a tavolino. Cioè, esistono delle persone che agiscono proprio per disarticolare certe situazioni che gli fa comodo a loro per poterle sfruttare in un certo modo. Per quanto riguarda le persone che ho citato prima, le quattro persone che facevo riferimento appunto a quel nuovo santone Casarin là, che ha fatto quello proprio, no? Il problema con queste persone non è accusare loro di malafede, forse per la Teresa di Calcutta sono più propenso ad accusarla di malafede. Ma le altre persone non me la sento tanto di accusare di buona fede, però la buona fede non va a giustificare un cazzo, perché ogni persona deve guardare il tempo che gli viene incontro. Cioè, se io faccio un'azione, questa azione devo sapere esattamente che ripercussioni avrà, cioè quali sono le ripercussioni, se non quelle reali, almeno quelle potenziali. Se quando Gandhi metteva in ginocchio decine e decine e decine di persone, perché diceva: se vi date sti buoni, facciamo il pacifismo, facciamo l'operazione del sale, facciamo queste altre operazioni, però dobbiamo raggiungere tutto col pacifismo, in realtà non faceva altro che bloccare tutte le tensioni, che non erano soltanto le tensioni di dire no, facciamo guerra agli inglesi, che quella è il minimo, ma tutte le tensioni di autodeterminazione degli individui. Cioè, gli individui, anziché determinare se stessi, lavorare per imporre a se stessi, per dire cazzo io esisto, io sono, venivano bloccati nei loro sviluppi. E bloccare quelle persone nei loro sviluppi ha significato porre le basi per l'integralismo induista. Cioè, questo non è una cazzata, vuol dire permettere al comando sociale di esprimere i suoi lati peggiori. Significa che l'inglese va via, però si tiene in controllo dell'economia. Cioè, significano tante cose, capito? E l'attività pacifista di Gandhi ha portato a questo. Cioè, non ha portato assolutamente a liberare le persone, però nello stesso tempo ha portato a distruggere le determinazioni del divenire umano delle persone. Per questo è criminale tutto questo. Cioè, questo è obbrobrioso. Per quanto riguarda... Padre Pio è forse l'individuo più idiota di questi qua, perché è meno incisivo nel sistema sociale, però anche lui è un'arma nelle mani di Wojtyla come esempio di sottomissione, come esempio per mettere in ginocchio le persone. Lui non può vendere la sua forma per mettere in ginocchio gli esseri umani. Dal punto di vista pagano questo è un obbrobrio. Lo stesso vale per Luther King, ripeto ancora. Io allora ero vicino al Black Panther Party, io ho un percorso di sinistra, un percorso rivoluzionario che dopo o lo sa quando comincia a diventare apprendista stregone, e per bloccare quelle tensioni che avvenivano, la CIA ha riempito i ghetti di eroina, cioè non avendo nessuna altra cosa, non avendo idee, non avendo possibilità, non avendo discorsi, non avendo un dio che esistesse, avendo altre cose, ha riempito di eroina. E questo è potuto avvenire per il pacifismo che esprimeva Luther King, perché lui sì era il buono, lui sì sapeva come chiedere le cose, lui sì faceva, e intanto mentre questo avveniva questi venivano imbottiti di eroina. E che c'è stato tutto un picco di sviluppo degli eroinomani, che poi sapete benissimo che gli eroinomani devono comperarsi la roba e devono sviluppare altri eroinomani per poter avere la gente qui venderla.
Per cui lui non si poteva, Luther King, permettere questo. Qual è stato il risultato finale della sua azione? Nessuna. Nessuna, perché i diritti che hanno acquisito di uguaglianza li spettavano, perché ormai il comando sociale non ne poteva più fare a meno, cioè doveva riconoscere quei diritti perché altrimenti era menomato al suo interno. Lui non solo non ha aiutato nulla, ma ha aiutato a distruggere delle tensioni che invece, se il comando sociale l'avrebbe usato in maniera intelligente, le avrebbe usate anche per costruire se stesso. Invece c'è sempre questa pulsione di morte, c'è sempre questa voglia di distruggere le tensioni delle persone, che alla fine si traduce quasi inevitabilmente nella distruzione del comando sociale stesso. Cioè, anziché usare queste tensioni che ci sono, tipo anche quelle del 68, per esempio. Il 68 è stata l'ultima possibilità che ha avuto il cristianesimo di esprimere il proprio lato umano. Il 68 non è mica stato fatto dai comunisti, da sinistra rivoluzionaria, è stato fatto da cristiani di sinistra, cristiani che chiedevano giustizia. Ebbene, anziché prendere questi elementi che lì venivano e usarli per costruire un sistema sociale diverso, cioè usarli per costruire qualcosa, si è preferito usare la polizia, cioè si è preferito bastonarli, massacrarli, usare le truffe, fare Piazza Fontana, si è preferito fare tutta una serie di cose per cui queste cose non venissero espresse. Queste non sono scelte di un comando sociale intelligente, di un sistema sociale che vuole crescere, che vuole espandersi. Sono scelte proprie di un sistema sociale che è dominato dalla pulsione di morte. O tu fai quello che voglio io o io ti ammazzo. E chiaramente sono scelte che sono state fatte dal comando sociale, e di queste scelte ne pagheremo, e pagheremo lo sviluppo sociale per almeno 30 anni. Questo è un dato di fatto. Dopodiché, chiaramente, in ogni caso, ogni percorso di libertà ricomincerà a crescere, cioè sicuramente riprenderà la propria via, riprenderà il proprio sviluppo, riprenderà il proprio cammino, però andrà a scontare quel tipo di sconfitta che è avvenuto in quel momento. Io sono convinto ancora che il 68 sia stata l'ultima possibilità per i cristiani, cioè la sconfitta è dei cristiani tutto sommato. Dopodiché, per me il 68 è stato un grande risveglio, e non sarò sempre figlio del 68. Bene, detto questo, che abbiamo cessato, vi ricordo sempre che domani sera, 26 giugno, venerdì 26 giugno, alle ore 20:30, qui in Sala Radio Cadoneghe Padova, in via Belzoni 9, tratteremo la conferenza di Magia, Stregoneria e Paganesimo, Trascendenza e Immanenza nel Paganesimo Politeista in Stregoneria. Ricordate, Trascendenza e Immanenza nel Paganesimo Politeista e in Stregoneria. Il termine Trascendenza è un sostantivo femminile, cioè è un nome, indica una cosa. Io parlo della trascendenza. Io, soggetto, della trascendenza, complemento oggetto. Attenzione. La trascendenza è una cosa che definisce, è un termine che definisce una cosa, una relazione, un modo di essere. Come il termine tavolo definisce il tavolo. Non è che possiamo parlare di cose diverse da queste. Noi però esprimiamo come relazionarci con il trascendente e con l'immanente. Che cos'è questo e quello per noi, e come noi ci esprimiamo all'interno di questo. Per cui io vi invito a comprendere il vostro termine di trascendenza, anche perché ce ne sono più di uno. Cioè non è che ci sono, no più di uno. Ci sono dei significati giocati in maniera leggermente diversa a seconda delle scuole di filosofia. Per esempio, nella filosofia medievale c'era un uso, nella filosofia kantiana e dopo c'era un altro uso. Per cui sono cose abbastanza, diciamo così, molto vicine. E da non confondere col verbo trascendere. Trascendere viene usato come andare oltre. Io ho trasceso, non gli ho spaccato la faccia, non ho trasceso, no? Per cui non sono andato oltre quello che dovevo andare. Per cui trascendere è un verbo che sta a significare alcune cose. La trascendenza è una cosa, l'immanenza è un'altra cosa. Il trascendente è una cosa. Per cui attenzione a non pensare cose diverse. Cioè, prendetevi il dizionario se qualcuno ha dei dubbi e se lo guarda sul dizionario. Mi raccomando, non facciamo confusione fra le varie cose. Vediamo un attimo. Pronto?
Ciao. Sono Mirna Maria de Venezia. Dimmi tutto, dai. Ciao. Breve però, mi raccomando. Dimmi, breve però. No, mica, ero che ti ascoltavo, però ti ho ascoltato tutta la tua trasmissione come parlavi, no? Però mi non sono arrivata neanche un pezzettino, perché è molto difficile per me. Vabbè. Ma si può capirlo, no? Però io, è un impegno molto... Mi volevo chiederti a te, la stregoneria cos'è? Perché c'è un punto che mi batte Vabbè, molto. Te lo spiego per radio. Sì, ma vabbè. Perché la stregoneria, che c'è tante cose utili da fare, Non è una stregoneria come chi crede una volta, una specie di indiani che faceva stregoneria per guarire un ammalato, hai capito? Mm. Però tu c'è, è un'altra stregoneria, perché bisogna vedere che stregoneria che tu devi parlare, perché questo è un significato che io non lo capisco. Mi spieghi? Sì, ti spiego per radio. Ma perché è giusto, sai, perché per me no, è la prima volta che sento questa cosa. È giusto anche di seguire... In due minuti te lo spiego per radio, cercherò di essere sintetico, Claudio, ok? Ma mi sento molto felice, sai. Va bene. Perché ti ho ascoltato tutta la trasmissione da quando dall'inizio alla fine, che dopo è venuta l'altra signorina, e adesso veniamo. Va bene, ciao. Grazie a te. Saluto. Allora, la nostra stregoneria è l'arte di costruire il nostro corpo luminoso. I cristiani pensano che il loro Dio gli dia l'anima e quando muoiono la loro anima torna a Dio. Per noi questo non esiste. Non esiste il loro Dio, non esiste Dio, non esiste nessun concetto di Dio creatore, esiste solo un'opportunità che noi abbiamo di costruire il nostro corpo luminoso, che come idea potresti dire, diciamo che costruiamo la nostra anima, ma non è la stessa cosa. Diciamo che ogni gesto che noi facciamo, ogni decisione che prendiamo serve a costruire il nostro corpo luminoso. Costruire il nostro corpo luminoso, che è un atto che facciamo per tutta la vita, ci permette al momento della morte del corpo fisico di nascere come corpi luminosi, cioè il corpo luminoso vive da solo, vive per se stesso. Questa è la nostra stregoneria. Stregoneria vuol dire costruire se stessi. Non è quello che il significato di stregoneria che danno i cristiani, che è tutta un'altra cosa, che è una cosa che non esiste il loro significato. Va bene, visto che siamo arrivati a questo punto e che non c'è nessuno che arriva, io vi faccio la lettura dei peccati capitali che ho già fatto un anno fa, però mi propongo di smetterla immediatamente quando qualcuno arriva. Cioè, come arriverà qualcuno, io smetto immediatamente. Allora, attraverso il concetto di vizi capitali, la Chiesa Cattolica ha combattuto il divenire degli esseri umani attraverso la pratica della magia nera. La magia nera consiste nel distruggere il divenire degli esseri umani. Vediamo un po' questi peccati capitali. La lussuria. Attraverso l'accusa di lussuria, la Chiesa Cattolica ha combattuto il bisogno sessuale umano al solo fine di costruire sottomissione e fobie con quanto ne consegue. La violenza sessuale, gli stupri, la violenza sui bambini è responsabilità diretta dei cattolici. È la risposta alla violenza che loro hanno socialmente imposto al fine di distruggere il divenire sessuale degli esseri umani. Si miete ciò che si semina. Attraverso l'accusa di orgoglio. Attraverso l'accusa di orgoglio la Chiesa Cattolica ha combattuto il bisogno di sapere e di espansione dell'individuo, la volontà attraverso la quale espandere la propria coscienza e la propria consapevolezza. La Chiesa Cattolica pretendeva di imporre ad ogni risultato del divenire umano il concetto secondo cui questo non era frutto della volontà umana, ma del volere e della bontà del suo Dio come atto di distruzione del bisogno di libertà degli esseri umani. Gola. Attraverso l'accusa di gola, la Chiesa Cattolica ha affamato gli esseri umani per renderli più deboli e pronti ad essere sottomessi. Avidità. Attraverso l'accusa di avidità, la Chiesa Cattolica ha combattuto il desiderio degli esseri umani di uscire dal suo dominio e dal suo controllo. L'avidità nasce come reazione alla privazione.
La Chiesa Cattolica ha sempre privato gli esseri umani di tutto, di cibo, di ozio, di bevande, di casa, di terra e di benessere, e ha finito per accusare di avidità chiunque si sottraeva al suo controllo e al suo dominio. Ira. Attraverso l'accusa di ira, la Chiesa Cattolica ha combattuto il bisogno di giustizia degli esseri umani, ha preteso assoggettamento alla propria ferocia e al proprio dominio. L'ira è l'ultimo atto, Violetto Bellona oggi, attraverso il quale un essere umano rivendica davanti all'oggettività il proprio diritto a rivendicare il proprio potere di essere, quando l'oggettività è dominata dal potere di avere, il cui scopo è quello di metterlo in ginocchio per appropriarsi del suo essere. Accidia. Attraverso l'accusa di accidia, la Chiesa Cattolica ha combattuto il bisogno degli esseri umani di determinare il loro divenire. L'accusa di accidia veniva rivolta alle persone che non operavano immediatamente secondo i dettami della Chiesa Cattolica, ma preferivano sospendere il giudizio ed agire secondo la propria riflessione. La Chiesa Cattolica ha sempre avuto in orrore quegli esseri umani che estraevano potere da sé anziché essere sottometti ed obbedienti ai voleri delle gerarchie cattoliche. Con l'accusa di accidia, la Chiesa Cattolica intendeva distruggere la capacità degli esseri umani di determinare se stessi e il proprio fare nell'oggettività. Invidia. Attraverso l'accusa di invidia, la Chiesa Cattolica ha combattuto il bisogno degli esseri umani non solo di chiedere giustizia, ma di promuovere se stessi. Perché lo fai? Per invidia. Era domanda e risposta imposta dalle gerarchie cattoliche. Ogni gerarchia cattolica, in quanto anche il gerarca cattolico più piccolo e squallido, era uguale nell'umiliare gli esseri umani più deboli. Venivano accusati di invidia chiunque promuovesse i diritti sociali, che non fossero quelli di chiedere la carità e l'elemosina ai più forti socialmente. Accusando di invidia, la Chiesa Cattolica intendeva e intende spegnere ogni diritto alla promozione sociale e al divenire di ogni singolo individuo, mantenendoli in ginocchio a propria disposizione. I sette peccati capitali venivano imputati agli esseri umani più deboli, non venivano mai imposti ai superiori. In altre parole, la Chiesa Cattolica sviluppava la relazione delle galline all'interno del pollaio, dove la gallina A determinava i peccati capitali di ogni gallina del pollaio per preservare il proprio ruolo gerarchico. La gallina B determinava i peccati capitali a tutte le galline meno che alla gallina A. La gallina C determinava i peccati capitali nei confronti di ogni altra gallina meno la gallina A e B, e così via. Per i cattolici non è importante la giustizia, è importante conservare il dominio. Non importa con quali mezzi o con quali metodi, l'importante è il dominio. Per far questo distruggono il divenire degli esseri umani attraverso l'esercizio della magia nera. Ricordiamo ancora, la magia nera è quell'arte mediante la quale qualcuno priva del divenire gli esseri umani mettendoli in ginocchio per poter disporre a piacere. Per questo Martin Luther King, Gandhi, la Teresa di Calcutta e quello che chiamate Padre Pio praticavano magia nera per distruggere il divenire degli esseri umani, mettere in ginocchio davanti a un dio assassino o delle tensioni che costringevano a supplicare, a chiedere supplici. Quando si mendica supplici il diritto all'esistenza, si è già dei morti che camminano. Per costruire un cammino di sviluppo nel paganesimo è necessario lussuria, liberare la sessualità dal possesso, dalla violenza e dalla fobia con la quale i cattolici l'hanno coperta. Orgoglio, è necessario compiacersi dei risultati di sviluppo soggettivo ottenuti e, guardando in faccia il circostante, continuare a svilupparsi ed espandere il proprio potere di essere. Gola, è necessario soddisfare i propri bisogni senza per questo dipendere da una specifica soddisfazione, né essere sottoposti ad una privazione. Dipendenza e privazione portano alla distruzione del divenire dell'essere. Avidità, è necessario essere avidi di quanto può sviluppare l'essere umano nel circostante, essere avidi di qualunque cosa contribuisca a sviluppare il potere di essere. Ciao. Molto bene, chiudo qui perché sono arrivati i ragazzi. La trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io vi do appuntamento per domani sera, venerdì 26 alle ore 20:30 in sala radio, in via Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Vi ricordo che la via Belzoni 9 è una laterale sinistra della strada che del Santo, che da Castelfranco porta a Padova, subito dopo la pizzeria Antico Guerriero. Terrò una relazione insieme a Francesco, dopodiché seguirà il dibattito. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8, Marghera. Su elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Vi do anche il numero di telefonino
dell'istituto, che è 0338 39 10 727. Vi ringrazio di avermi ascoltato, arrivederci a domani sera per tutti quelli che vorranno venire ad affrontare questo dibattito che faremo, e grazie per l'ascolto, arrivederci e grazie ancora.